Un comitato di donne per il sì al referendum, quali sono le istanze portate? Ci mettiamo insieme tante donne che svolgono ruoli nelle istituzioni, ma anche donne che svolgono ruoli nella società, nella famiglia, nel mondo del lavoro, per dire sì a questa riforma. Tra qualche settimana voteremo per il referendum costituzionale. Questa riforma è una riforma che ha il timbro della politica buona al femminile, perché l'ha portata avanti il ministro Boschi, ma accanto a lei è stata fondamentale l'energia della Presidente della Commissione Affari Costituzionali Anna Finocchiaro, due donne diverse, di esperienze, generazioni diverse, che hanno dato una svolta a un immobilismo che durava da decenni. Tanti avevano provato a riformare la Costituzione e non c'erano riusciti. Con questa riforma finalmente si raggiunge l'obiettivo di contenere in maniera sensibile il costo della politica. Inoltre, con questa riforma si semplifica la vita delle istituzioni, perché oggi approvare una legge con il ping pong tra Camera e Senato, che a volte comporta 5-6 passaggi, ovvero sia 2-3-4 anni per approvare una legge, e fa sì che la vita delle istituzioni sia molto più semplice e semplificata. Prossimo appuntamento del Comitato delle Donne quale sarà? Sarà un convegno, un'iniziativa pubblica. Oggi presentiamo le adesioni al Comitato, che sono già significative in pochissimi giorni, e per poi organizzare un'iniziativa che parla proprio principalmente alle donne. Le donne hanno sempre prodotto cambiamento, perché sono quelle che di più soffrono quando tutto rimane fermo, perché quando tutto rimane fermo non c'è spazio per i diritti e per l'avanzamento della democrazia, e io confido molto nelle donne e nel fatto che le donne possano sostenere questa riforma. La 4x400 donne azzurra. È prevista alle 3 di questa notte la finale della staffetta femminile 4x400, in cui correrà anche l'aquilana Maria Enrica Spacca. Tutta la città è in fermento dopo che il quartetto azzurro ha centrato la finale alle Olimpiadi di Rio. Il quartetto, composto oltre che da Enrica Spacca anche dalla Kigbolu, dalla Folorunzo e dalla Grenot, ha stabilito anche il record italiano assoluto con 3:25:16, cancellando il 3:25:71 del 1 agosto del 2010 agli Europei di Barcellona. Quella di oggi sarà dunque una notte insonne per rimanere attaccati ai televisori e gustare la finale olimpica dell'aquilana Maria Enrica Spacca.